sventolare. Sì, no, no, sventolavo nel senso che ah, era ecco. Per io non voglio mai interrompere i miei interlocutori, bravo. Ci mancherebbe altro. A noi piace, però io, non interrompo. Però io mi sento di dire alcune cose che tutti stanno a parlare delle elezioni, del voto, della legge elettorale e del premio di maggioranza. Io voglio ricordare che le elezioni ci sono state il 4 marzo e i nostri concittadini, e non lo dico per retorica, ma lo dico da, come lei sa, da ex amministratore e anche fresco ex, sì. Che i problemi sul territorio vanno risolti. Allora noi dobbiamo dare quelle risposte per le quali ci siamo impegnati in campagna elettorale con i nostri concittadini, che hanno votato. Chiedo scusa, i concittadini... Sì, ma tutti sorridono, ma io non sorrido affatto. Cioè, io stamani mattina, parlando con i miei concittadini, avevano gli stessi problemi che il sabato prima delle elezioni. Capito, allora, noi come centrodestra ci proponiamo in maniera seria e concreta. Abbiamo stabilito che all'interno della coalizione chi prendeva più voti avrebbe espresso il Presidente del Consiglio. Bene. La Lega esprime Matteo Salvini come candidato alla presidenza del Consiglio. Allora? E noi ci presenteremo al Presidente della Repubblica con il nostro programma, con le nostre idee. Ma lei, scusi, posso chiederle una cosa? Ma lei se dice Presidente della Repubblica, da parte di Forza Italia. Voi state parlando di un... Chiedo scusa, io non vi ho interrotto. Il Presidente della Repubblica, lo ricordava Cacciari, è il custode ovviamente della Costituzione e dei riti costituzionali. Perfetto. Allora, all'interno di questo dialogo, noi non ci dobbiamo esercitare in nuove elezioni, in cambiare la legge elettorale, in andare a fare i conti se spartirci le camere o meno. Chiaro, noi in maniera seria dobbiamo mantenere un rapporto di centrodestra, andare dal Presidente della Repubblica e dire che noi siamo questi. Ma se non il Presidente della Repubblica ritiene che non ci siano le condizioni, se il Presidente della Repubblica ritiene che non ci siano le condizioni, giustissimo il ragionamento, se avessero la maggioranza non c'è dubbio, vanno da Mattarella gli dà l'incarico come nel governo. Ma non è così, Cacciari, non è così, mi scusi. Com'è? Noi siamo ancora in una Repubblica... Ma scusi, ma no, non devo certo insegnarle io che lei insegna un momento, tutti. Senza voti, come fa a fare un governo? Professore, le chiedo scusa, sia gentile. Sì. Allora, noi siamo ancora all'interno di una Repubblica parlamentare. Sì. Con i riti della Repubblica parlamentare. Certamente. Noi abbiamo cambiato tutte le leggi elettorali e la Costituzione italiana prevede ancora il proporzionale puro. Questo è il problema italiano, che la nostra Costituzione prevede ancora il proporzionale puro. Quindi la soluzione allora noi è dobbiamo, fare una correzione. Noi dobbiamo andare in Parlamento e ci dobbiamo presentare al Parlamento con il nostro programma. Sì. Se i gruppi del Movimento 5 Stelle e del centro-sinistra ritengono di votarci contro, che lo facciano. Se rimanete in carica gli italiani. Ma scusi onorevole. Bisogna fare così. Scusi senatore, Mattarella, creda a me. Mattarella, l'incarico voi così alla cieca, non ve lo darà non mai. Ve lo dà. Però senatore, bene, scusi. Bene, mai, senatore, ma è ovvio. Perché se vi presentate dicendo atto di questo. Scusi. No. Se vi presentate dicendo Mattarella, dacci l'incarico, ma non abbiamo i numeri, perché non li avrete mai. Tra perché né i 5 Stelle né i PD vi daranno un voto. E allora il Presidente della Repubblica non darà l'incarico. Vi faccio vedere un attimo Salvini che è arrivato. Troppo facile. È arrivato? È troppo facile. Torniamo dopo. Dopo la presenza della Camera e del Senato, prove tecniche di dialogo con i 5 Stelle? C'è un centrodestra che è stato premiato dagli italiani, c'è un programma. Cancellare la legge Fornero, abbassare le tasse, espellere i clandestini, la legittima difesa. Vediamo chi ci starà. Il prossimo passo sarà con loro. No, noi abbiamo un programma e poi gli altri dovranno dirci sì, beh, ti do una mano a cancellare la legge Fornero, ti do una mano a ridurre le tasse, ti do una mano a ridurre gli sbarchi. Quindi da chiunque venga questa mano... Ma che non ci voglia rispondere, vediamo. Matteo Salvini. Mi sembra che la domanda sia chiara e la risposta sia altrettanto risposta chiara. Risposta chiara, allora ci ricolleghiamo tra poco. Allora, intanto volevo soltanto ricordare che poco fa, quando Matteo Salvini è sceso dalla macchina... ha detto esattamente le stesse cose che ho detto io, cioè nel senso che noi
dobbiamo presentarci alle Camere e chiedere i voti per il nostro programma di governo, che è quello che ha vinto le elezioni.